Signore, camminiamo con gioia, egli viene, non tarderà, egli viene, ci salverà. Egli viene, il giorno è vicino, e la notte va verso l'aurora, e ne diamo a lui l'anima nostra. Non saremo delusi, non saremo delusi. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia. Egli viene, non tarderà, egli viene, ci salverà. Vegliamo in attesa, ricordando la sua parola, rivestiamo la forza di Dio per resistere al male, per resistere al male. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia. Andiamo ogni incontro, ritornando su retti sentieri, mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia, ci darà la sua grazia. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia. Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo terzo appuntamento della Scuola della Parola nel tempo di Avvento. Chiediamo il dono dello Spirito perché ci illumini, ci guidi a comprendere la sua parola, a farla entrare nel nostro cuore, a farla diventare poi vita per ciascuno di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo con il Salmo 139. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.
Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora. Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano e non detesto i tuoi nemici? Li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Questo salmo ci può aiutare in qualche passaggio a entrare nel brano di Vangelo che ora ascolteremo, sulla nascita di Giovanni il Battista. Sei tu che hai creato le mie viscere, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Ecco le opere di Dio. Ora ascoltiamo il brano di Vangelo che ci parla della vita di Giovanni il Battista. Dal Vangelo di Luca. Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Per Elisabetta si compirono i giorni del parto. La nascita di una persona non è mai un caso, anche se spesso può esserlo, forse anche lo è. Ecco che la scrittura ci aiuta un po' anche in questo. Fine capitolo 1, inizio capitolo 2 del libro della Sapienza. Gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole, ritenendola amica, si consumano per essa e con essa concludono alleanza, perché son degni di appartenerle. Dicono fra loro sragionando: «La nostra vita è breve, triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore, e non si conosce nessuno che libera dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati». Ecco, ricordiamoci quel passaggio: i soggetti sono gli empi e dicono fra loro sragionando. E dove la vita è breve, triste, cosa c'è nella vita di bello? Che senso ha la vita? Quando uno nasce, due, tre cose certe. La prima è che sa che deve morire,
gli danno un codice fiscale, deve pagare le tasse. E uno quando nasce è già così. E uno dice, vale la pena vivere? Qual è il senso della mia vita? Perché Dio ci ha creati così? Ecco, qui c'è, invece nel brano che abbiamo ascoltato, con la nascita di Giovanni il Battista, vediamo che c'è una grande opera di Dio, dove possiamo dire che la vita è bella. Perché? Perché è vissuta secondo il Vangelo di Gesù. Ecco che allora qui c'è il motivo per cogliere la nostra dignità di uomini. Quando il profeta Isaia, capitolo 62, dice: siamo una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del nostro Dio. Siamo qualcosa di prezioso, siamo qualcosa di stupendo. Allora l'uomo ha come nome quello che la bocca del Signore ha indicato. La nascita di una persona è il compimento di una promessa, è un dono. Davanti a una nuova vita si resta sempre stupiti, si resta sempre a bocca aperta, meravigliati. Ma come può essere una cosa così bella? Questo è un dono di Dio. Allora, se ci mettiamo in questa prospettiva, allora anche Elisabetta ci aiuta a cogliere il nostro senso della vita. Ascoltano i vicini, i parenti, ma vedono che tra loro non c'è ancora una comprensione di quello che è il disegno di Dio. Ascoltano i vicini, ma chi invece ascolta nella vita il magnificarsi, lo stendersi della misericordia di Dio, può dire: la mia gioia è nel Signore, io gioisco pienamente nel Signore, come diceva il profeta Isaia. Allora questo è il motivo per cui i parenti e i vicini gioiscono con Elisabetta, perché ogni nascita non è un ridursi semplicemente al cerchio del papà e della mamma, dei genitori, ma si allarga a comprendere e accogliere il dono della vita come un disegno di Dio, come un'opera di Dio. E poi si dice che all'ottavo giorno il bambino fu circonciso. Questa era la tradizione degli ebrei, è la tradizione degli ebrei, era il segno di Israele, il segno dell'alleanza del popolo di Israele con Dio. E il rito va indietro nel tempo. Qui siamo all'inizio del Nuovo Testamento, ma ha una storia che va molto indietro rispetto a questo. E quello che è questo rito della circoncisione per gli ebrei, per noi cristiani è il battesimo, quel ingresso nella vita cristiana, quell'ingresso nella Chiesa, quel legame unico, definitivo, totale, che non si rompe mai con il Signore. Ecco che c'era questa tradizione che il padre dava il nome al figlio. La madre è madre perché genera il figlio, il padre è colui che lo chiama per nome. Ma qui c'era un problema legato al fatto che Giovanni era muto e quindi non poteva esprimere il nome del bambino. Riceve una tavoletta e scrive: Giovanni è il suo nome. Ma tutti restano stupiti, perché non c'è nessuno della tua parentela che si chiami Giovanni. E qui c'è tutto quello che era un po' l'usanza, quello che voleva dire gli antichi, cioè chi ci ha preceduto nella famiglia, voleva dire portare avanti il nome di una famiglia, oggi noi diciamo il cognome di una famiglia. Allora c'era il nome
della persona, del bambino, affiancato al nome del padre. E questo voleva dire poi portare avanti quelli che magari erano stati nonni, bisnonni, il nome che identificava bene l'appartenenza alla famiglia. Però mentre qui Elisabetta, Zaccaria, i genitori fanno le veci di Dio necessarie per il sorgere della vita umana, questo nome è un nome che è dato da Dio, perché gli viene detto dall'angelo che quel bambino si chiamerà Giovanni. Allora Elisabetta e Zaccaria sono coloro che si mettono a disposizione di Dio perché si compia la sua opera tra gli uomini. E quindi anche loro, di fatto, come ha fatto Maria, si lasciano guidare dal Signore. Non cambiano il nome. Quel nome è stato scelto da Dio e quel nome viene portato a compimento, perché quel nome l'ha voluto Dio. Ogni persona è dono, grazia, opera di Dio, e quindi ciò che Dio dice, ciò che Dio compie, poi si realizza. È vero, nessuno della sua parentela si chiamava Giovanni, ma di fatto, dopo Adamo, nessuno più porta il proprio nome nel senso voluto da Dio. Tutti siamo non più figli di Dio, ma siamo figli del serpente, figli del male. E quindi, contemplando Gesù sulla croce, vedremo quella necessità di avere un nuovo nome, di appartenere ancora a Dio, di essere chiamati ancora figli di Dio. E questo lo scopriamo, lo riscopriamo se necessario, anche ogni volta che recitiamo la preghiera del Padre Nostro. In questi giorni un po' ci è stato spiegato, ma anche abbiamo pregato con la nuova formula che ci è stata consegnata nel nuovo rito della Messa. Però l'inizio è uguale, Padre. Il chiamare Dio col nome di Padre vuol dire riconoscersi suoi figli, riconoscersi coloro che si sentono prima di tutto amati e salvati da Dio. Ed è il Padre che sceglie il nome del proprio figlio. E quindi noi siamo stati scelti da Dio e chiamati da Dio. Zaccaria resta muto fino a quando non sarà dato il nome vero. Gli viene data la libertà a Zaccaria. Scegli se vuoi dare il nome che aveva stabilito Dio o se vuoi darne un altro. Quando lui scrive sulla tavoletta Giovanni è il suo nome, si dice si sciolse la lingua. Ma qui c'è un particolare anche. Si dice che Giovanni comunicava con segni. Quindi vuol dire che forse non era solo muto, ma magari era anche sordo. Sordo perché è stato sordo alla parola di Dio, non ha creduto, non ha ascoltato, che è un po' di più di udire, non ha ascoltato quello che il Signore gli aveva detto, un po' come un figlio nei confronti del genitore o viceversa. Quando un padre dice qualcosa al figlio, il figlio non ascolta. Te l'avevo detto, non mi hai ascoltato. In cui invece vediamo che poi, dopo, Giovanni si rende conto di tutto questo. Ma il fatto che era muto, diceva anche che era stato sordo alla parola del Signore. Allora Zaccaria che cosa fa? Scrive il nome sulla tavoletta, quel nome che Gesù gli aveva indicato. Zaccaria un po' raccoglie un po' quello che è la figura di Israele, cioè
anche se lui è muto per la sua incredulità, fa conoscere il vero nome dell'uomo promesso dalle scritture. Così Dio aveva detto e così si è realizzato. Poteva realizzarsi senza la dimensione umana? Dio si serve degli uomini. Dio chiede agli uomini. Dio ha chiesto a Zaccaria: vuoi collaborare con me alla realizzazione del mio disegno di salvezza? Lo ha detto a Maria: vuoi collaborare con me diventando la madre di Gesù perché si realizzi nel mondo la salvezza di Dio? Lo aveva detto ai profeti prima ancora: volete con me collaborare perché la gente si prepari e ascolti la voce di Dio? Poi l'ha detto Gesù, ma l'hanno detto poi gli apostoli, e via l'hanno detto fino ai giorni nostri. E quindi è un richiamo anche per noi a collaborare a questo disegno di Dio. Davanti a questa risposta di Giovanni, di Zaccaria, dicendo il nome del figlio Giovanni, tutti si stupirono. Ecco, c'è uno stupore che pervale, c'è uno stupore che fa rimanere tutti con la bocca aperta e senza parole. Le meraviglie di Dio, le grandi opere di Dio. Tu Signore, tu solo Signore, compi prodigi. Allora, anche per noi, questa bocca di Zaccaria che si apre per dare lode al Signore, come quella voce di Dio che si sente nel cielo quando Gesù riceve il battesimo: questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Si scioglie quella lingua di Zaccaria che era inceppata dalla incredulità. Ora può dire bene, ora può benedire, perché Zaccaria, quando era uscito dal tempio, la gente aspettava che arrivasse il sacerdote per ricevere la benedizione, ma si accorsero che era muto e non ha dato la benedizione. Ora può dire bene, può dire le grandi cose di Dio. Allora quel silenzio, quel tempo di silenzio che ha visto Zaccaria nella sua vita, dalla parola dell'angelo fino alla nascita del figlio, e diventa adesso un canto di lode. È un silenzio che apre alla lode verso Dio. E si dice anche che tra la gente che era lì presente ci fu timore. Il timore di Dio è uno dei doni dello Spirito Santo, eh? E io aggiungo il santo timore di Dio, cioè quella espressione che ci può dire che quando si è davanti a Dio, non dico che ci dobbiamo spaventare, però ci dobbiamo inchinare, ci dobbiamo genuflettere, dobbiamo metterci davanti a Lui e diventare un po' più piccoli. Non possiamo pensare di entrare nella casa di Dio, di metterci davanti a Lui così, guardandolo dall'alto in basso. Il Signore compie opere grandi perché è Lui il Signore, Lui è Dio. Noi ci mettiamo con umiltà a riconoscere la grandezza di Dio e a dare lode al suo nome. Allora quel timore può essere anche un inizio di sapienza, perché l'uomo comincia a comprendere che cosa è davvero essenziale, che cosa è importante nella sua vita, quanto Dio è importante nella sua vita. Allora si apre alla lode, diverso da quando nel capitolo 2-3 della Genesi, dove c'è il peccato originale, l'uomo si era nascosto e Dio gli dice: dove sei? Ad Adamo. Qui invece non c'è niente da nascondere, qui invece si dà lode al Signore. Allora le parole di quella gente
diventano parole che diffondono ciò che i loro occhi e le loro orecchie hanno visto e hanno sentito. E diventa allora un canto di lode, diventa un annuncio di fede, diventa un raccontare le grandi opere di Dio. Ecco, qui si conclude questo brano di Vangelo, ma si conclude e inizia un altro versetto che dice, non l'abbiamo ascoltato questa sera, che dice: Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e disse: benedetto il Signore Dio di Israele. Così come non abbiamo preso in considerazione l'altra volta anche il cantico del Magnificat. Allora volevo dire due parole anche su questi due inni che troviamo solo nel Vangelo di Luca, insieme al terzo inno di lode che è il cantico di Simeone. E tutto ciò avviene in tre persone diverse davanti a segni grandiosi. Maria che riceve l'annuncio dell'angelo e dice: l'anima mia magnifica il Signore. Cioè, dopo aver compreso le grandi opere di Dio, che cosa puoi dire al Signore? L'anima mia magnifica il Signore. Oppure Zaccaria, dopo che era stato visitato dall'angelo, ma davanti alla sua incredulità è rimasto muto, poi si porta a compimento questo disegno di Dio, perché anche lui ha compreso che lì c'era Dio e dice, scrivendo sulla tavoletta, Giovanni è il suo nome, proprio come aveva detto Dio. Che cosa arriva a dire? Benedetto il Signore Dio di Israele. Oppure, facendo un passo in avanti, il cantico di Simeone, quando il vecchio Simeone gli era stato detto che non sarebbe morto senza prima aver visto la salvezza, ricevendo tra le braccia il bambino Gesù, che cosa dice? I miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata davanti a tutti i popoli. Ecco, davanti alle grandi opere di Dio non può che innalzarsi la lode. Allora io volevo così concludere sottolineando un aspetto. L'aspetto è lo stupore, la meraviglia. Ci stupiamo delle opere del Signore. Rimaniamo meravigliati, silenziosi, perché non ci sono parole che tengono davanti a ciò che il Signore compie nella nostra vita. Forse magari un po' presi o dalla fretta, oppure magari sovrappensiero, oppure così, un po' magari di superficialità, noi non ci ricordiamo, non ci accorgiamo di tutti quei segni che ogni giorno il Signore mette nella nostra vita. Di solito mi capita di sentire e anche vivere situazioni di questo genere quando muore qualcuno. Allora si ricorda questa persona, cosa aveva fatto, quali erano i suoi usi, quelle parole che diceva sempre, quelle situazioni che uno, conoscendo bene questa persona, poteva dire: ecco, questa persona ci accoglieva sempre bene, ci diceva sempre delle belle cose, ci preparava questa cosa. Uno si ricorda quando questa persona viene a mancare. Invece noi dobbiamo un po' ricordarci di Dio e degli altri e ringraziarli quando siamo in vita. Che bello dire a una persona: guarda che hai detto una bella cosa, mi ha fatto riflettere, ci ho pensato, è stato proprio bello il consiglio che mi hai dato, è stato proprio bella la frase che hai detto l'altro giorno. Ecco, dobbiamo un po' più abituarci anche a questo stile, a questo linguaggio di gratitudine, di meraviglia, di stupore, di rispondenza anche, diciamo così, alle grandi cose del Signore. E allora volevo lasciare un po' questo compito per questo tempo. Lo vorrei definire così un po' perché così mi viene anche a me. Quando arriva sera,
io lo chiamo il ripasso della giornata. Cerco di ricordare gli eventi importanti, gli incontri, le cose dette, fatte, ricevute nell'arco di una giornata. E alla sera si mette tutto lì, nella preghiera al Signore. Allora vorrei suggerirvi anche a voi, tempo di avvento, preparazione al Natale, ci stupiremo davanti alla grotta di Betlemme, ma già adesso possiamo stupirci, possiamo meravigliarci, possiamo dar lode a Dio, possiamo ringraziare Dio e il prossimo di tutti quei doni che ogni giorno ci offrono, per tutte quelle opportunità che ci vengono date perché il Vangelo sia annunciato e testimoniato, ma anche perché sia ricevuto. Ciascuno di noi offre e riceve, riceve e offre. È l'opera di Dio che anche attraverso di noi si compie nel mondo, perché si realizzi anche attraverso di noi il disegno di salvezza. Concludiamo con la preghiera con Maria in attesa di Gesù. Maria, che dopo l'annuncio dell'angelo hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera, insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo con le nostre lampade accese. Maria, che hai detto il tuo sì, accettando di fare totalmente la volontà del Signore, aiutaci ad essere obbedienti. Maria, che hai vissuto nella povertà, ma ricca nella grazia di Dio, fa che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù come il dono più grande, il vero regalo di Natale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera, buonanotte a tutti. Settimana prossima, martedì, è l'8 di dicembre, festa dell'Immacolata. Non avremo la scuola della parola, ma avremo la scuola. Andremo a scuola del Maestro che è Dio, partecipando alla messa della solennità dell'Immacolata Concezione. Ci sentiremo ancora per l'ultimo incontro, martedì 15 dicembre. Buona serata, buonanotte a tutti.
soffrire.